volta la gente privilegiata viveva come noi qui adesso, in un lusso discreto, con eleganza, con grazia. Un modo di vivere quasi sparito, non facile da sostenere e terribilmente costoso. Buongiorno, signor Fitzwilliam. Bella giornata. Faremo di tutto perché lo sia. Da Miss Woodward, dovunque si trovi. Mi è mancata molto ieri. Odio la tua giornata libera. Si è divertita al pranzo di Miss Match? No, la sciagurata si è messa a dieta. Mi ha dato solo un uovo e una foglia di lattuga. Beh, ripagheremo il male col bene. Le faremo il soffre di cioccolato questa sera. Che caro, riacquisterà un quintale. Che stai facendo, Fitzwilly? Spese? Devo comprarle qualcosa? Beh, puoi prendermi una o due tende da safari africano quando puoi. Tende safari africano? Così i ragazzi potranno campeggiare. Li rinforzerà contro le future calamità della vita. L'università, il matrimonio, gli affari. O dai magazzini Altman sotto Natale. Là in fondo a destra. Grazie tutte, vieni. L'argenteria, prego. Quarto piano, signore, se la vuole inglese. Esiste forse qualche altra argenteria? Dodici da caffè? 12 minestre, 12 coltellini, 2 zuccherieri, ha scritto? Sì. Brava. Incanto a Mrs. G. Duncan, Abercrombie. Sutton Place, South 62. Consegna in giornata. Oggi? Solo per una merenda domani. Sa, un'emergenza, ma lei non mi sembra tipo da perdersi per queste cose. Non si preoccupi, li avranno oggi. Vuol firmare qui. Alistair Atway per Mrs. G. D. Abercrombie. Altman consegne. Fred Meyers? Sì, un momento. Oddio, speriamo che la mamma non abbia avuto un peggioramento. Sono Meyers, pronto. Oh, sì, dottore. Dov'è? A casa da mia madre? No, figliolo, sono qui al telefono da Altman. C'è una cassa d'argenteria indirizzata a Mrs. Abercrombie. Di già, proprio a te. Oh, è un segno del cielo. Inoltrala subito al Sandismas. Oh, senz'altro, dottore. La ringrazio infinitamente. Sì, Lord and Taylor, consegne, Fred Meyers. Sì, dottore. Come sta, mamma? Sicuro. Prendo la medicina appena posso. Jensen consegne, sono Fred Meyers. Oh, dottore. Come l'ha trovata mia mamma? Buona caccia, signore. Oh, discreto carniere, direi. Argenterie, specchi antichi, un televisore a colori. E adesso, da gourmet, ci vorrà dello champagne. E
Oltre alle Chablis, voglio quattro casse di champagne. Télange Blanc de Blanc, 1961. Da consegnare ghiacciato oggi alle 3 in punto del pomeriggio. Il ricevimento è alle 6. Lo avrà, signore. Allora incontro al destinatario, signor Paul Deckendorfer, al 349 della 79esima. Deckendorfer? Sì, le diamo una mano. Noie col maggiordomo di Deckendorfer? No, era troppo presa a contare i soldi che aveva vinto ad Albert. Ah, benone. Pierre, una di quelle cassette di champagne, portala dentro. Buona idea, monsieur. Forse San Dismas non la dividerebbe con noi? Aspettate, non chiudete bottega. 20 cravatte da $10. Con un solo scontrino. Che ne dice, signor Fitzwilliam? Beh, dovrò verificare, ma credo che sia un nuovo record. Dolly, buonasera, signor Fitzwilliam. Argenteria arrivata e partita. Oh, ed era anche molto bella. Grazie, Garland. Bene, Albert, va pure a Filadelfia. Naturalmente, saluta lo zio Battista e rimborsati di quello che hai perso a Ramino con quel maggiordomo. Preferirei non farlo, signore, per punirmi di aver giocato. Bene, ragazzi, un brindisi. Al nostro buon vicino, signor Deckendorfer, a cui dobbiamo l'odierna abbondanza. Alla salute, signor. Rapporto sullo stato della nostra unione. Il nostro emporio, San Dismas di Filadelfia, ha incassato $5,100, mentre la nostra organizzazione Serenità va nel mondo va, ha superato i 900. Questo ci porta a un totale netto di $6,000 esentasse. Mi dispiace, ma non ne restano molti. Anzi, ci mancano. È già all'incasso un vecchio assegno di Miss Woodward. $10,000 alla scuola scalatori di Tenzing nel Nepal, vicino al Tibet. Fu quando leggeva la conquista dell'Everest qualche mese fa. Ha un gran cuore. Beh, dobbiamo ricordare che se Miss Vicky esce ogni giorno di casa convinta che il mondo sia suo, e perché non ha di che dubitarne. Comunque, signor Fitzwilliam, sarebbe più prudente avere un fondo di riserva per fronteggiare questa eventualità. E lo avremo, Simmons. Si presenta l'occasione di realizzare una cospicua somma di denaro immediatamente. È qui, fuori dalla porta ora, nella tasca di un giovane arredatore che si chiama, per motivi noti solo a sua madre, Byron Casey. Non sarà il figlio di quel Pat Casey che era secondo cameriere della vecchia Mrs. Nibernaus a Filadelfia? Dove mio zio Battista è stato maggiordomo per più di 40 anni. Qual è l'occasione? A Byron Casey sono stati dati $150,000 per ammobiliare la villa di Horace Appleton a Palm Beach. Oh. Il suo problema è che vorrebbe mettersi in tasca la massima parte di quel denaro. Il problema è acutizzato dal fatto che ne ha già speso parecchio per
questioni personali. Ora Byron vorrebbe cedere il compito di ammobiliare la villa a noi insieme a 75.000 dollari. Questo significa settimane di lavoro per tutti noi, ma quanto non spenderemo dei 75.000 sarà nostro. Ma noi non ne spenderemo un penny. Ce li potremo tenere tutti per noi. Oh, signor Fitzwilliam, facciamolo. Bene, in tal caso parliamo direttamente con l'interessato. Byron Casey. Mi aiuterà, signor Fitzwilliam? Prenda questo e mi salvi. In omaggio a tuo padre, Byron, e ai vecchi tempi. Oh, grazie. Grazie a tutti. Salve, Garland. Ti ricordi di me? Oh, sì, sicuro. E ce la farete? Mi avrete spedito tutti in Florida entro il 3 gennaio, quando gli Appleton torneranno dall'Europa? Ne dubitereste? No. Se lo dice così, signor Fitzwilliam. Grazie, Byron. Io so che sei in partenza, quindi se ci vuoi dare un elenco dei mobili di cui hai bisogno, noi... di pure a loro. Deve essere Mrs. Major. Voglio dire, salve. Buonasera. Voglio scusare il mio trasalimento, è che non avevo mai visto un maggiordomo in alta uniforme. Siete rimasti in molti? Stiamo scarseggiando, come molte cose. Vedi l'educazione. Oh, se l'ho offeso, mi scusi. Cosa desidera? Per il momento entrare. Mi chiamo Juliet Nowell, ho appuntamento con Miss Woodward. Per tramite di chi? In merito a che cosa? Per tramite di lei e in merito al lavoro di segretaria. Non mi sono spiegato. Miss Woodward si è messa in contatto con lei? Dubito che questi siano affari suoi, ma per il bene della pace. Ieri Miss Woodward è passata dall'ufficio collocamento dell'Università di Columbia e ha chiesto di mandarle qualcuno, così eccomi qua. Oh, sì. Entri. Vuole sedersi mentre le spiego? Spiega cosa? Io le debbo delle scuse, Miss... Nowell. Nowell. Avrei dovuto telefonare 2 ore fa, ma l'ho dimenticato. Vede, Miss Woodward è molto anziana e piuttosto eccentrica. Quindi sono certo che capirà che mentre ieri sentiva il bisogno urgente della collaborazione di una segretaria, oggi non più. Strano. Alle 4, quando le ho telefonato, ne aveva sempre bisogno urgente. Sono le 7. Basta e avanza perché una vecchia dama eccentrica cambi idea, non trova? Fitzwilliam, è la signorina dell'università? Sì, sono io. Beh, venga su, è in ritardo. Miss Wiki non ama che la si faccia attendere. Quell'uomo è uscito da un film dell'orrore. Oh, spero che non parli da sola anche lei. Già lo facciamo Miss Woodward e io. Mi chiamo Juliet Nowell. Mio padre è assistente della cattedra di letteratura inglese alla Columbia University, dove sto facendo la tesi sulla storia americana. Sono diplomata in francese, sono una buona dattilografa, discreta stenografa, e vorrei un lavoro a mezzo orario per farmi la macchina e poter fare qualche viaggio. Buona esposizione. La maggior parte dice troppo o troppo poco. Allora, come scrive Gincoace? G-I-N-C... O-A-C-E. Sbagliato. Beh, c'è sempre il dizionario. E scusi, come fa a cercarlo sul dizionario? Se non sa come si scrive. E se lo dovesse scrivere, come farebbe? Vedrei di usare un sinonimo. Ma non esiste un sinonimo di Gincoace. Oh, certo, potrebbe tirare a indovinare, cervellarsi. O smettere di farle perdere del tempo. Se voleva un'esperta botanica, io non le servo. Si metta a sedere. La botanica qui non c'entra. La mia passione cara non è la botanica, ma l'ortografia. E sto compilando un dizionario per la gente che non la conosce. Lo chiamerò Si scrive così. Vi si troveranno tutte le parole ortograficamente scabrose, come si devono e non si devono scrivere, quando sarà pubblicato, i bambini e gli sprovveduti come lei, consultandolo, ve ne diranno la mia opera. Ma questa è un'idea fantastica. Le piace? Bene. Se passerà l'esame di Fitzwilliam, potrà venire domani. Fitzwilliam? Il maggiordomo. Il maggiordomo deve esaminarmi. Che c'è di strano? È una snob? Fitzwilliam dà un parere su tutto qui.
Assume, licenzia, amministra i miei beni, tiene in ordine il mio sceccario. Quell'uomo è la nona meraviglia. I Fitzwilliam sono maggiordomi da 13 generazioni. E ora che mi dice? Che non ha progredito granché. Avanti. Ha suonato, Miss Vicky? Senti, Fitz, vuoi parlare per il posto di segretaria con Miss Nowell e fissare le condizioni? Beh, certo, ma... Ma prima vuole parlare con lei. Bene, aspetterò giù. Ho avuto tanto piacere di conoscerla. Allora, a domani. Forse ha dimenticato che le ho già assunto una segretaria, verrà fra giorni. Vuoi dire Jane Fairchild, la nipote del maggiordomo dei Vanderbilt? Ha le peli di rosa, come un coniglio. Comunque c'è bisogno di un po' di idee fresche qua dentro. E Miss Nowell l'ha colpita come fucina di grandi idee? Nemmeno tu piaci a lei, Fitzwilly. Questo renderà tutto più interessante. Beh... Io non voglio imporle a nessuno, Miss Vicky, solo che vorrei non aver già dato la mia parola alla Fairchild. Oh cielo, l'hai data? La tua parola? Arguisco dal suo sorriso felino che non ho ottenuto il posto. Ma mi risparmi le sue butirrose bugie da maggiordomo, perché c'è qualcosa che devo dirle. Qualunque cosa stia tramando contro quel tesoro di donna, dovrebbe vergognarsi di se stesso. Allora, comincia domani, alle 10, 4 ore al giorno, $100 la settimana. Qualunque cosa stia tramando contro quel tesoro di donna. Mi scusi. Fitzwilly, sto morendo di fame, io svengo. Buonasera, Mrs. Madge. Si butti sui sedici. Charles, accompagni a Mrs. Madge. E di alla Grimsby che voglio parlarle nel mio ufficio. La trovo anch'io un tesoro e non posso negarle niente. Neanche una segretaria che ovviamente sarà stolida, invadente e deleteria. Deleteria? Esattamente. L'aspettiamo alle 10. Buonasera, Miss Nowell. Il vecchio Stanley, forte braccio Woodward, le avrà lasciato 10 milioni di dollari, forse anche 20 milioni. Altro caffè bollente. Grazie, Maggie. Aspettavo da 10 minuti che si freddasse, ma non voglio offenderla, mi ama. Oh, papà, tu credi sempre che le cameriere ti amino, e ti amano sempre. Beh, allora lo prendo quel lavoro. Quel dizionario è una follia. Miss Woodward sarà un po' svitata, ma è una pasta. Quello che mi preoccupa è che ti pagano il doppio della paga corrente. Oh, non preoccupa me. Se Miss Woodward è tanto ricca, che posso farci? No, i ricchi non si sono mai arricchiti regalando, strapagando e ricordandosi la data del compleanno del loro portiere. Comunque, credevo che queste cose fossero decise dal sinistro maggiordomo. Eh già, è vero. E mi odia. Allora perché mi strapagherebbe? È rischioso avere quella ragazza in casa. Perché l'hai presa? Miss Vicky ci aveva già rinunciato. Perché era così sicura che non la prendessi? Non so il perché. So solo che è stupida e che dovrò licenziarla. Ma dovrà passare qualche giorno ed è un bel guaio. C'è il nuovo progetto. No, non dirmelo, non voglio saperlo. Fitzwilly, quando il vecchio Woodward morì non c'era un penny e cominciasti questa cosa. Fu per Miss Vicky e io ti compresi. Ma ora è diverso. De Ruby Alton e Grenson e Dio sa quanti altri, perché ti dà gusto. Che vedi, ci riesco talmente bene che... Ah. Emporio San Dismas. Ah, buonasera, Fitzwilly. Sto aiutando Albert a scaricare. Eh? Sì? Forse posso favorirti. La macchina da scrivere c'è e credo ci sia anche l'altra roba. Per chi è?
Per la figlia di Fairchild, quella con le lentiggini. Emma Fitzwilli! Oh, Albert, hai finito? Beviamoci insieme a questo Chablis. Lo sa che non indulgo, signor Battista. Debbo ripartire. No. Devi aspettare un minuto. Fitzwilli vuole che riporti indietro della roba. Una macchina da scrivere, una copiatrice e qualche altra cosa per la nuova segretaria. Ah, sì, la figlia di Fairchild, quella con le lentiggini. No, ha assunto un'altra. Roba di fuori. Ma sta tranquillo, Albert. Lui sa quello che fa. Guardati intorno. La mente che ha reso possibile tutto questo non può commettere errori, no? Solo Dio non commette errori, signor Battista. La nostra etichetta di Gimbel? L'etichetta originale di Gimbel. Perfetta, Simpson, un capolavoro. Adesso ci occorrono quelle di Jensen e di Lord & Taylor, oltre a tre tessere per tre fattorini. Troveremo tutta questa roba per Byron in una di queste tre ditte, eccetto il grande piano a coda. Procediamo con l'operazione Byron nonostante la nuova segretaria? Certamente. Simmons, Sol Yurok ha risposto alla nostra lettera di complimenti per la nuova stagione? Sì, ho cominciato a lavorarci. Bravo. Mi sento alquanto musicale oggi, nonostante la nuova segretaria per la quale siete tutti tanto nervosi. È che non avevamo mai avuto nessuno in casa che non fosse dei nostri. C'è tanta roba qui che può fare insospettire chiunque. E quella sembra sospettosa di natura. È proprio per questo che non la faremo rimanere per una settimana. La lettera del signor Yurok. Abbiamo cancellato tutto, eccetto la firma. Ah, sì. Sì, grazie, Simmons. Allora, noi saremo tutti tanto gentili, così affabili che quando se ne andrà singhiozzerà e ci prometterà di scriverci. E come farà a cacciarla? Mi limiterò a far notare a Miss Vicky e a Mrs. Madge che le trovo un pochino sciupate e che è assolutamente consigliabile che vadano in campagna a respirare aria sana. È partita Miss Vicky, la segretaria non ci serve più. Te lo dicevo che il signor Fitzwilli avrebbe trovato lui la soluzione. In una settimana potrebbe vedere molte cose. Noi siamo in 12, Charles, e lei è una. Non ci sarà difficile fare in modo che non rimanga mai sola. Fin da ora. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Mi sbichi su, non vede l'ora di cominciare. L'accompagno. Ah, non occorre, lei avrà da fare. È un piacere, Miss Snow. Signor Fitzwilliam, bisogna che le dica che io... Questo è Albert, il primo cameriere. Albert, questa è Miss Juliet Nowell, la nuova segretaria. Piacere, è stato un ballo in costume. Albert è un pastore a riposo. Diciamo che l'abito è un'abitudine. Albert, vuoi mandare su la roba per l'ufficio? Risponde sempre per conto degli altri. Molti domestici sono timidi con la gente di rango più alto, perciò molti maggiordomi parlano per loro. E io sono un maggiordomo, non Jack lo squartatore. Come mai così socievole? Quando è scoppiata la pace? Mai stato in guerra. È solo che avevo in mente un'altra persona per questo lavoro. Questo è il suo ufficio, la stanza verde. Spero le piacciono le rose e le margherite. Lei deve essere una natura perdente, incassa così bene. Una natura realistica. Va bene per Miss Vicky, va bene per me. C'è Miss Nowell, Miss Vicky. Evviva! Psichiatra, è una di quelle parole come pseudo o psittacosi che pochi sanno pronunciare e scrivere. O dicono psichiatra o psichiatra. O psichiatra. Appunto. Ah. Uno psichiatra è un medico a cui dite certe cose che non direste neanche a vostra madre. Se gliele diceste, vostra madre avrebbe certo il pudore di non crederci. C'è mai stata lei? No, e lei? Sì.
Ma venne con me papà e mi fece uscire dopo 10 minuti. Disse che mi confondeva le idee. Era vero? No! Volle fare lui il resto della seduta e raccontò un suo sogno ricorrente di una tribù di indiani dell'Amazzonia che lo bollivano vivo e lo mangiavano. A proposito di bolliti vivi, mangiamo aragosta a colazione? Ottima! Unanimità, diciamolo a Fitzwilli. Le piace un po' di più oggi? Le piacerà. Avete molto in comune. Siete tipi eruditi tutti e due. Tutti e due? Io direi di sì. Fitzwilli si è laureato summa cum laude in economia. Ma allora non ha giustificazioni che faccia il maggiordomo? Giustificazioni? Certo, ci sono tante cose da fare. Arruolarsi nei caschi blu. Io non so perché un uomo intelligente resta attaccato a un posto così privo di rischi, privo di impegno, privo di emozioni. Con questa le presento il signor Charles. Pronto a casa Woodward, il maggiordomo? Salve, Byron. Sei arrivato bene? Sì, signor Fitzwilliam. Già mi bacia il sole della Florida. Senta, signor Fitzwilliam, qui stanno portando via adesso la vecchia mobilia degli Appleton. Lei è proprio sicuro di farcela, vero, entro il 3 di gennaio? Io no. Non è che sia preoccupato, signor Fitzwilliam. Sono solo in convulsioni. Rilassati. Ah, e non ti scottare al sole. Charles, se tuo cugino Thomas serve ancora dei Miller e loro sono sempre alle Bermude e la signora Miller è sempre presidentessa dei filosinfonici... Sì, sì, sì. Bene, se te le... Sì, Miss Vicky? Aragosta, bene, lo dico a Pierre. E c'è un'altra cosa, Fitzwilli. No, veramente non ho mai pensato di arruolarmi nei caschi blu. Ora, se telefonassi a tuo cugino Thomas offrendogli di sostituirlo nel pomeriggio, che direbbe? È sospettoso. Ma ci deve essere un modo di far entrare te e fare uscire lui. E se mi offrissi di sostituire Thomas oggi, purché lui mi sostituisca un altro giorno, e poi quel giorno dicessi che lei non vuole scambi, crederà di avermi fregato una giornata e sarà felicissimo. Bene, telefona, telefona. Oliver, mi serve una Rolls Royce nel pomeriggio, non nostra e non rubata. Lo chauffeur dei Deckendorfer ci darà la loro. Dobbiamo mandare gli auguri di Natale ai Deckendorfer quest'anno. Frank, tu prendi a Nolo un furgone capace e entro un'ora. Non occorre noleggiarlo, signore. Pronto, signore, sono De. C'è il signor Alistair Charles con una lettera del signor Sol Yurok. Signori, l'attore della presente è il signor Alistair Charles, impresario della signorina Domitila Gorgons. A mio giudizio la più grande pianista donna dopo l'Iberes. Abita presso i Reynolds Miller e si prepara per il suo debutto americano. Si richiede un pianoforte degno di questa giovane grande artista francese firmato Sol Yurok. Ma certamente! Perché non è la prima volta che ho avuto corrispondenza con lui, ecco perché. Come vuole lei? Sì? Subito. Non le starò mica creando dei problemi, vero? Scusi, ho perso la pazienza. Ma la mia età secca di essere trattato come un adolescente. Sai che cosa mi ha chiesto il vecchio Bacucco? Se sono sicuro che sia la firma del signor Yurok. Quanti anni ha il Bacucco? 83. Ma è ancora come nuovo. E io qui sono l'ultima ruota del carro. Sono mortificato, signore, ma devo sentire la signora Miller e il signor Yurok. Oh, certamente. Il numero di Miller è... aspetti... Allora, qui io. Plaza 79970. Giusto. Grazie. Pronto? Pronto? Parlo con casa Miller? Sono Morton Dan della Stanway e figli. Vorrei la signora Miller. Mi spiace, signor Dan. Ma madame è fuori con la sua ospite, la signorina Gorgons. Per favore, può dirmi chi è lei? Sono Thomas, il cameriere. Sì, signore. Madame mi ha detto che voi ci avreste mandato un piano. Grazie, Thomas. Mi basta questo.
Tutto a posto, signor Charles. Ora il signor Yurok. Oh, signor Dent. Ora che mi ricordo, non potremo parlare col signor Yurok. È partito per Mosca giorni fa. Oddio. Ah. Ciò significa che lei non potrà servirci per via di quel vecchio bacucco. Signor Charles, io ho la lettera di Yurok, la verifica di casa Miller e ho una mia capacità di giudizio. La sua giovane artista avrà il piano. Signor Dan, lei non è l'ultima ruota del carro. E le darò lo strumento che consigliamo a tutti i grandi concertisti. È giù in magazzino. Oh no, andrà benissimo questo. Ma quello è nuovo di zecca, è troppo duro per una signorina. Oh, ma è una signorina che pesa 80 kg, ha il tocco di un camionista. E mi scannerebbe se le portassi un piano che è stato suonato da chi che sia. Oh, signor Dan, lei è troppo buono. Mi permette di rubarle troppo tempo. Senta, sa che cosa faccio? Vado alla Baldwin Company. Oh, no, non sia mai, no. Se la ragazza è quello che dice Yurok, deve avere uno Steinway. Questo Steinway. E sarà dai Miller entro domani alle 4. Oh, mi dispiace, domani è troppo tardi. Lei vuole studiare oggi. Signor Charles, ma questo è impossibile per noi, per Baldwin e per qualsiasi altra casa musicale. A quest'ora i furgoni sono tutti in giro. Ho portato il mio. Sbaglio, Byron ha il suo piano. Non ti sbagli, Charles. Fuori subito col furgone. Ritirare e via in Florida. Signor Fitzwilliam, presto è per la segretaria. Non so per quanto Kitty potrà ancora distrarla. Da chi? Dalla copiatrice. Vuole che vengano a riprenderla, ma se vengono ci chiederanno la provenienza. Ma dico io allora, perché i giornali avrebbero una colonna per gli oroscopi? Oh, signor Fitzwilliam, stavo facendo una bella chiacchieratina con Miss Noel. E Kitty fra tutti noi è la più faconda. È un piacere quanto sono socievoli tutti, è stato un continuo andare e venire. Ma vorrei telefonare alla Xeros Company prima di uscire. Quella non serve, e poi è molto cara, sarà meglio rimandarla. Temo proprio che non possa farlo. Perché no? Non è stata usata. Ah, ma Fitzwilliam, se lei ha avuto una percentuale, perché non lo dice? È una consuetudine dei maggiordomi, no? O almeno lo è nei romanzi inglesi. E lei non sa che il romanzo è un genere di fantasia? Mi scusi, non intendevo insultarla. Con questo vuol dire che è incapace di intendere? Ma ancora non mi ha detto perché non possiamo rimandarla. Perché è il regalo ad un amico. Vittoria Woodward non rivende i doni fatti dagli amici, per quanto a lei sembri strano. Mi ha dato una lezione. Beh, questa era la mia malevola intenzione. E me ne scuso. A proposito, se vuole anche domandarlo a Miss Vicky. Ah, inutile. Lei ha sempre una risposta a tutto, vero? È mio compito, Miss Noel. Le prendo la giacca. Abbiamo finito la P e siamo avanti nella Q. Ci possiamo considerare entrambe soddisfatte. Che ha fatto tutto il giorno? Ho cominciato col fare un giro della casa. Sa, per la polvere. Ho sovrinteso alla pulitura degli argenti e poi ho avuto uno scontro col fruttivendolo per certe mele di qualità inferiore. E ora ho accompagnato lei. Deve essere esausta. No, no, sto bene. Farò un sonnellino prima della cena. Fitzwilliam, è da ieri che dobbiamo scrivere quella lettera. Dolly non è stata assunta da Gimble, si dovrà presentare qualcun altro. Ma è anch'essi al telefono dalla Florida, signor Fitzwilliam, dalla Florida. No, non c'è nessuna logica. Un laureato che alla vita non chiede altro che di preoccuparsi per qualche mela marcia. Avrà qualche hobby che lo appaga, come, che so, i francobolli. Regala le bibbie. Regala cosa? Bibbie. Me l'ha detto Miss Vicky. Prende nomi e indirizzi dai necrologi dei giornali e spedisce bibbie ai parenti. E scrive una lettera di conforto ad ognuno. Beh, sarà quello il suo hobby. Caro fratello, furtiva, non chiamata, la morte ha varcato la tua porta lasciandola socchiusa. Socchiusa con due C. E noi vi entriamo con un dono affettuoso, consolante. E con parole che mutano la notte della morte in fulgore del mattino. Bello, bello.
parole della nostra... com'è che si chiama quella chiesa? Chiesa episcopale. Parole di questa recentissima edizione della Bibbia, rilegata in plastica autentica. Inciso sulla copertina, come lo è nel tuo cuore, il nome del caro estinto. Se questo dono così disinteressato ti è di conforto, prega per noi. Tuo, per un radioso domani, C.R. Fitzwilliam, presidente di Serenità Panel Mondova. A queste devo rispondere? Solo a quelle con gli allegati, signore. Ecco un biglietto di ringraziamento come Dio comanda. Ah, Miss Vicky, non potremmo mandare un saggio agli editori per sentire le reazioni? Sentiamo prima che ne pensa Fitzwilliam. In fondo quest'idea fu sua. Anche questo dizionario fu una sua idea? Sì. Pensò che avevo bisogno di interessarmi a qualcosa nella vita dopo la morte di papà, perché odiare papà era stato il mio esclusivo interesse fino a quel momento, e senza quello mi sentivo perduta. Comunque, Fitzwilliam mi tormentò con ogni sorta di cose, dalle collezioni di formiche, allo zen, all'esperanto, fino a questo dizionario. E questo mi ha portato nuovi interessi in numerose discipline, come quella del vivere fino a 100 anni. Capisco che gli voglia bene. Non è che gli voglio bene. Lo adoro. E anche lei lo adorerà, conoscendolo meglio. Non vedo poi perché si sta tanto bene sole. Grimsby, stai diventando una zitella. Lo so, me ne accorgo. Il signor Nilsson della casa dei vecchi marinai sarà qui tra poco. È meglio che venga a farsi bella. Allora io batterò gli appunti di oggi e poi vado ad impostare. E domandi a Fitzwilliam riguardo agli editori. Bene. Avanti. Oh, in piedi, ragazzi. Posso presentarle gli ordinatori? Jack Stewart, sesto. Carlton Taylor, quinto. Sandy Whiteman, terzo. Tucky Morgan, quinto. Woody Von Oston, settimo. E Bobby Merrick. Senza numero? Vecchia famiglia, si sono azzerati. Ornitori, vi presento Miss Juliet Nowell, la nuova segretaria di Miss Vicky. Ornitori, contrazione di ornitorinchi. Noi siamo gli ornitori, arditi, avventurosi, esploratori. Nemici siamo dei peccatori, odiamo droghe, donne e liquori. È l'inno del nostro gruppo, le parole sono di Fitzwilliam. Ragazzi, è l'ora della lezione di cucina. Oui, exactement. Mademoiselle Juliet, vous êtes bien chic aujourd'hui. Merci, cher maître. Mes enfants, venez, venez en avant. Nous allons faire le bistec papilloté aux truffes. Que vous êtes jolie. Hamburger con tartufi, per i lupetti. Ah, sì. Miss Vicky non approva le regole ufficiali dei Boy Scout. Come l'aiutare i vecchi ad attraversare la strada. È come dire a un vecchio, sei vecchio. Quindi questi sono Super Scout, molto più evoluti. Io sono il pioniere del loro clan. E ho costretto Miss Vicky a dividere questo onore con me per farla uscire. Voleva il suo parere sulla mia idea di mandare agli editori parte del dizionario per sentire un po' che cosa ne pensano. Lei serve la bibita Super Scout? No, grazie. Non c'è niente da fare. Andai già io da quasi tutti gli editori qualche tempo fa. Fu un plebiscito. Dissero, alla gente istruita non serve, e la gente ignorante non compra dizionari. Ma doveva chiedere prima e non farle fare tanto lavoro per niente. Non è stato per niente. L'ha tenuta in vita. E poi non c'era tempo per informarsi. I maggiordomi si sentono sempre così responsabili dei loro padroni. Allora non ero io il maggiordomo, era mio padre. Mia madre morì che avevo 6 anni. Miss Vicky mi prese con sé, mi nutrì, mi educò, mi aiutò a fare i compiti. Si rese responsabile di me. E ora io sono responsabile di lei. A parte questo, adoro la vecchietta. Lei è un uomo notevole, signor Fitzwilliam. Ora che l'ho tolta dalla lista dei cattivi, non saprò dove metterla. Inizi un'altra lista. I maggiordomi che ho conosciuto. Pronto, papà? Senti, Cotti è sempre direttore dell'Araldo Universitario? Juliet, sto lavorando. Non mi chiedi come sto col raffreddore?
Quirita. Ma non esiste. Dici a Dario. Quirita. Consultalo e impara. A proposito, t'hanno licenziato in questi giorni? No. Perché mi licenziano? No. Dicevamo? Il raffreddore va meglio, sì. È sempre al giornale. Ora glielo chiedo. Ti interessa pubblicare un dizionario per subnormali della vecchia Woodward? A chi serve? C'è Quirita, eh? Quirita. Visto? Ora gioca. Preparati alla sconfitta. Oddio, ci si può sempre dare un'occhiata. Non costa niente. Juliet, Cotti resta a cena, quindi portaci a casa qualche pagina. Ma perché lo devi dire al sinistro maggiordomo? Perché ne sarà felicissimo. E non c'è niente di sinistro nel signor Fitzwilliam, che potrebbe darti lezioni di carattere. Forse anche di scarabeo. Albert! Albert, voglio parlare con lei, ora. E la prego, chieda al signore di attendere nel caso che Miss Woodward voglia vederlo ancora. Mi dia quello che gli ha sfilato di tasca. Ora io conto fino a tre, poi chiamo la polizia. Uno. Shh. La prego, Miss Juliet, è di $20,000. Miss Vicky le ha dato un assegno per la casa del vecchio marinaio. Non mi dica che lo vuole indietro. No, però lei sì, l'ho trovato nel corridoio. Ah, strano. Io avrei giurato. Ah, beh, grazie infinite. Oh, Albert, di tutti proprio lei. Il braccio destro del signor Fitzwilliam. Come resterà quando glielo dirò? Male, malissimo. Lei che era un pastore, rubare denaro destinato alla carità. Dovrebbe avere vergogna di se stesso. Oh sì, signorina, è tanto tempo che mi vergogno, sa. Cos'è? Un istinto più forte di lei? Beh, la cosa ebbe inizio una domenica nella mia chiesa, quando la questua, di solito sotto i $200, passò ad oltre 400, io non riuscivo a credere che la colpa fosse mia. E così aspettai. La domenica successiva la questua passò a 500. Ero io. E progredivo. Ma lei era sul pulpito, la gente fra i banchi, come faceva? Quando li salutavo alla porta e gli davo la mano. Oh, cielo. E restituì il denaro? Ahimè, no. Non volli scuotere la loro fede nel mio ministero. Quindi mi ritirai e mi diedi a servizi domestici. Miss Juliet, se dirà questo a Miss Woodward, le darà un gran dolore. Beh, io... Forse sarà lo stesso se lo dirò al signor Fitzwilliam. Ma la licenzierà. È meno di quanto meriti. Senta, Albert, se mi promette di lottare contro l'istinto e di venire da me ogni volta che è tentato, io non lo dirò a nessuno. Resterà il nostro segreto. Miss Juliet... Charles, dov'è il signor Fitzwilliam? Alla mostra dello sport, a prendere alcune cose. Che fate, sgomberate? Prima che finisca la mostra. Venduta. Quello avrebbe comprato anche noi. Un tizio dell'Arabia Saudita. Arabo. Ah. Io credevo che ce l'avessero le tende, gli arabi. Beh, forse per cambiare. Sai, i prodotti stranieri... È proprio vero. E come li portate fino alla strada? A spalla. Vi hanno detto niente carrelli. Sarà per non attirare l'attenzione. Certo. Che gliene frega se vi spezzate le reni?
Un momento. Vedo che posso fare, eh? Che se ne fanno di questi? Non lo so, ma prendili, più pulito. Ah! Oh. $20,000, signor Fitzwilliam. $20,000. Ma come ha fatto a farsi vedere, Albert? Ma non è stata colpa sua, è stata lei. Deve andarsene e basta. Questo lo decide il signor Fitzwilliam. Dimmi. Pronto a casa Woodward, sono il maggiordomo. Grazie, signorina. È Byron che si chiama dalla Florida. Pronto. Signor Fitzwilliam, ho ricevuto ora una lettera degli Appleton. Non ritornano più col piroscafo. Tornano con l'aereo, una settimana prima, per fare un Natale originale sotto il sole della Florida. Byron, non piangere. Vuol dire che spediremo il tutto una settimana prima. I due pezzi più importanti li abbiamo trovati. Il piano è in viaggio, è bellissimo. E la poltrona gotico-cinese, sai dove l'ha trovata? L'abbiamo perduta, signor Fitzwilliam. L'ha veduta la segretaria e ha pensato che potesse piacere a Miss Vicky. A Miss Vicky è piaciuta. Byron? No, se non lo indovini non te lo dico. Comunque, tutto va a gonfie vele. Non c'è niente. Sì, non c'è niente da preoccuparsi. E non preoccuparti. Signor Fitzwilliam, con tutto il rispetto, una settimana è già partita. Io non so proprio come ce la potremo fare. Con quell'intrusa qui. Deve andarsene. Quando anche crede che faremo in tempo? Possiamo e ce la faremo, ma non sprecando le serate così. Albert, aumentando l'organico, triplicheremo le entrate di Serenità Va nel Mondo Va. Puoi prenderti tutti, tranne Garland, Charles e Oliver. Grazie, signore. Beh, andiamo. Albert, perché la segretaria non ha riferito a Miss Vicky? L'ho fatto con passione, signore. È una brava ragazza. Allora, signori, vi do $100 per uno, che potrete far diventare 5 facendo saggio uso del piano Sansone e Dalila in bar appropriati. È meglio negli alberghi, lì c'è sempre una Bibbia a portata di mano. Io porto sempre la mia, è più sicuro. Miss Juliet. Mi sono fermata prima di uscire per me. Oliver, sei in maniche di camicia. Anche lei, mi creda, non c'è niente di osceno. Grazie, Miss Juliet. Stavamo provando dei costumi per un ballo. Ah. Mi stava dicendo? Che cosa significa quella AF? Ecco, significa... ballo degli alberghieri e famiglieri, questo significa AF. Alberghieri e famiglieri. Famiglieri? Vabbè, sono i domestici che, al contrario degli alberghieri, servono nelle famiglie. Diceva? Ah, sì, ho preso un messaggio per Miss Vicky. Di una certa Miss Diffren, della casa delle Vergini e Madri. Voleva un appuntamento. E lei glielo ha dato? Ah, sì, domani alle 10. Ho pensato di dirglielo. Sì, sì, grazie. Beh, l'accompagno alla porta. Garland? È stato molto carino da parte sua riferirci in merito. Niente di straordinario. Sì, beh, buonanotte. Notte. Da quando in qua si trasporta la merce attraverso la casa? Con le porte aperte e senza... È strano. C'era qualcosa in lei... che non mi tornava. Oh! Chi è là? Garland! Oh, d'ora in avanti Miss Juliet sorveglierà Albert e metta che Miss Vicky faccia un assegno per le Vergini e Madri domani. Per domani alle 10 Miss Vicky sarà in viaggio per la campagna e la ragazza licenziata. Telefono subito a Mrs. Match. Così si fa. E voi che fate? Sansone e Dalila dovrebbero già mietere nei bar della città a quest'ora. Sì, signore. Mi scusi, signore, ma io sono un po' nuovo al Sansone e Dalila. Se volesse darmi una rinfrescata a lei... Farò di meglio, verrò con te. No, 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 no,
Cosa serviamo, signora? Due scotch con ghiaccio, Valentine, doppi. 20, le scommetto. Ehi, che succede? Oh, c'è un tale là che dice che non fu Dalila a tagliare i capelli a Sansone. E tutti gli altri scommettono che fu lei. Allora hanno mandato a prendere una Bibbia per mettere fine alla discussione. Ci ho messo 5 dollari anch'io. McNamara, 10. Harrison, 20. Non accetta ancora? Certo. E il signore qui regge il banco. Poveri obnubilati. Altri 5 per me. Sì. Barista, dove hai mandato a prendere la Bibbia? In Terra Santa? No, amico, solo all'ottavo piano, ora arriva. Eccola. Ecco qui il libro. Ah, sì. Sansone e Dalila sono da principio. No, quelli sono da Medeva. Beh, sempre nel Nuovo Testamento sono. Sono caduto fra i senza Dio. Giudici, 16 e 19. Che cosa ha detto? Ah, eccolo. E Dalila chiamò un uomo e lo indusse a recidere la folta capelliera dalla testa di Sansone. Come chiamò un uomo? Ma come chiamò un uomo? Se chiamò un uomo, non fu lei. Sì, io lo conosco. Abbiamo fatto 2.400 dollari, ma io sono stremato. Bere tutti quegli scotch mentre aspetti la Bibbia. Mi ha preso una tensione di nervi, specialmente all'Algonquin. Ma all'Algonquin c'ero stato io. Sì, e quando ho cominciato io hanno chiamato la polizia. Ho dato riposo al gruppo scrivani. Abbiamo scritto e spedito il quadruplo del normale. Dovrebbe portarci sugli 800 dollari. Siamo ancora lontani dal pareggio. Beh, se Miss Vicky va in campagna con Miss Madge domani e la ragazza se ne va, finiremo di soffrire. L'uomo è nato per soffrire come le faville per salire. Mrs. Madge non si vuole muovere. Ha due funerali e due matrimoni, per non parlare di un battesimo e di un divorzio contestato. Beh, morte e dannazione a Mrs. Madge. Dio perdonalo. Ed ora un cocktail, signori. Ah. Non temere, Albert, il tuo è analcolico. Ma non tutto è perduto, avevo già un piano di riserva. Io chiederò alla ragazza un appuntamento. E quello solo può già bastare, ma casomai dicesse di sì, per usare un'espressione che detesto, mi prenderò un passaggio e lei se ne andrà subito. Perché? Stai scherzando. Perché lui è un domestico, è un servo. Un grosso muro fra noi e le donne. Se ne andrà, sì. Tanto di cappello, signor Fitzwilliam. Non condivido. Miss Juliet è una cara ragazza, non approvo il suo metodo. Ma nemmeno io, Albert, però non ho scelta. Sì, è una ragazza tanto carina. Se potessi ricordare quello che mi ha disturbato di lei oggi... Sì, Miss Vicky? Fitzwilliam? Juliet è convinta che il fatto di essere maggiordomo ti soffochi. Vabbè, Miss Juliet ha aderito alle sue convinzioni, ma per me questo lavoro ha il suo fascino. Buonanotte. È meglio che mi prenda quel passaggio prima che mi cacci e diventi socialmente accettabile. Z su una tripla. 50 punti. Va bene, non esultare. Juliet. Io non so se questa follia sia un dizionario, ma sarebbe certamente un gran film. Questa qui è una stringata biografia di suo padre. Era un autentico mostro, vero? E praticamente non c'è niente di stampato su di lui. Pronto? Chi? Ah, il signor Fitzwilliam. Che sorpresa. Beh, l'avevo avvertita, ricorda? Parlare di lei con Miss Vicky era la freccia al mio arco. Io ricordo tutto, tutto quello che mi dice lei, Juliet. E mi turba che si interessi tanto di me. Io non vorrei essere fraintesa. Il mio interesse per lei non è personale. No, non ho ancora cenato. Senta, può aspettare un attimo che... Ho il caffè sul fuoco, un minuto. Ma hai già cenato e non c'è niente sul fuoco. Ma lui crede di interessarmi sentimentalmente. Non gli devo schiarire le idee. No, non ora. Domani a suo tempo, non durante una partita di scarabeo. Hai ragione, che fretta c'è. Eccomi, signor Fitzwilliam. Il mio indirizzo è... Ah, lo sa. No, grazie, io sarò davanti al portone. Fra una mezz'oretta. Ok, ciao.
E che mi metto per cenare col maggiordomo? Mettiti il mio vestito grigio a righe. Make me spring in the snow. Make me beautiful music. Ho pensato una cosa interessante. Cosa? E se fosse stato sicuro che io non avrei accettato l'invito e mi avessi invitato soltanto per mettermi a disagio? Perché avrei dovuto metterla a disagio? Se il disagio fosse stato troppo, potevo andarmene e Miss Vicky avrebbe smesso di punzecchiarla. Troppo tortuoso. Oh, non lo so, è noto che se una cosa può essere pensata dall'uomo, può essere anche fatta. Ma sarebbe un agire da fiero mascalzone. E se c'è una cosa ormai stabilita, è che lei è un uomo dall'animo nobile. Papà? Benvenuto, Chenou. Posso prendere il suo chapeau, monsieur? Oh, merci bien. E où est la plume de ma tante? Là in fondo, poi a destra, c'è scritto 00. Ah, lo scopo di intenderci meglio, vogliamo adottare una lingua a tutti più nota. Come la nostra, che parlo come se fossi di qui. Per una signora questo ed altro. Ah, venite che vi do il tavolo migliore, quello che non tentenna. Venite. Bello questo ristorante. Gestione francese, très chic. Per noi perfetto. Per voi troppo poco popolato, vero? Un paio di clienti si sono visti. Non della vostra classe, però. Vi porto un po' di vino? Ho uno Chateau Marot, una cosa incredibile. Venga. Vi mando il garçon. Ma non guardatelo, è tanto timido. Complimenti, è proprio carina. Ha fatto una conquista. Il che non mi sorprende. Sorprende me? Non ho grandi successi normalmente. Il difetto è degli uomini che ha incontrato. Oh, no, io credo che il difetto sia mio. Shh, non lo guardi. Ah, prima si versa al signore, figliolo. Possono esserci frammenti di sughero. Così va bene. Ora la signorina. Basta, non fino all'orlo. Ora, a me. Benissimo, bravo. Lascia la bottiglia. Benissimo. Grazie, signore. Fitzwilly, lei è tanto caro. Potresti farlo ancora? Non posso. È terribile. Che c'è di terribile? Siamo tutte e due liberi e maggiorenni. Non basta. Siamo di diversa estrazione. Oh, ma andiamo, non dire sciocchezze. Io penso che non dovresti fare il maggiordomo, perché potresti aspirare a molto di più. Anzi, voglio parlartene di questo. Beh, non puoi. Perché no? Perché la cena è servita. Fa niente, io ho già cenato. Così parlo mentre tu mangi. No. Io intendo continuare ad essere esattamente quello che sono. E non possiamo neanche parlare. No. Ripasso quando avete finito. Io ho finito. Io no. Sentito? Senti, se non si può parlare di questo, io non vedo proprio come si possa parlare d'altro. Se questa è la situazione, io non vorrei neanche più vederti. E non potrei continuare a vivere sotto il tuo stesso tetto. Dovrei lasciare Miss Vicky. Io questo lo capisco. Va bene, allora parliamone. No, voglio dire, no, almeno per ora. Per me non è il tipo di cosa che si possa rimandare. Juliet. Non ti biasimo. Beh, addio.
Ma sei davvero spietato. Sì, lo so. Non cambierai idea? Sull'andarmene? La cambi tu? No, non cambierò idea. Domattina telefonerò a Miss Vicky. Juliet, forse questa è una soluzione per il momento. Ne dubito molto. Fitzwilly, tu non sarai un mascalzone. Ma accidenti. Se lo fossi, il risultato non sarebbe peggiore. Allora, con Albert e Grimsby che stanno di guardia qui e il resto di voi nei negozi della zona e io che troverò molta roba all'Emporio San Dismas, quasi metà del fabbisogno Byron Casey sarà completato per domani. Nessuna domanda? No. Va bene. Auguri. Buonanotte. E mi scuso con i destinati all'igienico-sanitari. Buonanotte. Miss Juliet aveva un'influenza benefica. Beh, non è morta, se n'è solo andata. Tuttavia io non credo di poter restare oltre in questa organizzazione. Dovrò riflettere e pregare. Ho anch'io in programma di riflettere, subito dopo Byron Casey. Senta, signor Fitzwilliam, con lei a Filadelfia è qui soltanto Albert, a pensare e pregare. E Grimsby, che non è davvero un'aquila, chi eviterà dei guai a Miss Vicky? La condurrò con me. Potrà andare a trovare la vecchia Mrs. Niberaus. Va più forte. Non ti era mai piaciuta. E sono sicurissima che se n'è andata per qualcosa che le hai detto tu. Cosa le hai detto o fatto? L'ho portata a cena. Perché ti fermi? E perché l'hai invitata a cena se non ti piaceva? Preferirei non parlarne, Miss Vicky. Buongiorno. Buongiorno. Lo sa che velocità stava andando? Stia zitto, agente. Fitzwilly, parlerai con me di tutto quello che... Ehi, no, aspetti un momento, signora. Le ho già detto di stare zitto, agente. Io non tollero di essere interrotta. Ci scusi, agente. Claude Fitzwilliam, chi ti ha autorizzato a scusarti per me? E se non mi è permesso nemmeno di domandarti perché non ti piace la mia segretaria? Io amo la sua segretaria, ma non voglio parlarne, specie davanti a terzi. Ehi, ma chi vi credete di essere? Chi vi ha messo in testa che potete andare a 140 all'ora o che io possa star qui zitto ad ascoltare le vostre chiacchiere, eh? Se noi abbiamo superato il limite di velocità, lei ha il diritto di multarci, ma non ha quello di alzare la voce, né di rimproverarci di farle perdere tempo. Il suo tempo mi appartiene, come appartiene a ogni cittadino che paga le tasse. Juliet, non hai fatto che mangiare tutto il giorno. Ritorna da Miss Woodward prima che ti ingrassi. La professione di costui è affare suo. Ah, sì, vero? Sì. Ok. Mettiamo, per fare un'ipotesi, che sia innamorata di lui e viceversa. Allora sarebbe affare mio? Beh, la teoria è che se ami qualcuno, tutto il resto non conta, quindi non c'è problema. Se conta qualcos'altro, allora non lo ami e ugualmente non c'è problema. Ma se non c'è problema, perché mi sento così infelice? Qualcosa non va nella teoria. Sembra che non preveda te. E invece sì. Ora vado a casa di Miss Vicky e dico a Fitzwilly che se vuole fare anche il lavandaio, per me va bene. Ti giova sempre discutere le cose con me, hai notato? Ah, tu. Oh, questa è magnifica. Che cosa? Noi non la conosciamo, ma il mondo è pieno di gente formidabile. Senti, ieri nel pomeriggio alla mostra dello sport sotto il naso dei guardiani, tre uomini hanno smantellato e trafugato lo stand della Abercrombie & Fitch. Sai perché nessuno li ha fermati? Perché indossavano una tuta bianca con una A e una F sulla schiena. Questo è tutto. Senti che hanno preso. Tre tende da safari, figurati, sono tende enormi. Due manichini di selvaggi in grandezza naturale. Uno di cacciatore bianco. Pentole, padelle, un falò falso, unitamente a un gruppo di animali impagliati e un orso di cui avranno venduto la pelle perché era già morto. Ho capito. Così la vostra copiatrice numero 24289 fu acquistata ma non ricevuta da un certo signor George Phipps, giusto? Come dice? Ah, noi siamo il Museo Artistico del Metropolitan. Thank you.
Miss Juliet. In grandezza naturale. Non si lambicchi, Grimsby mi ha fatto entrare, dal che posso arguire che non faccia parte di questo bel covo di ladri. Cosa dice Miss Juliet? Non perdiamo tempo, mi dica chi viene derubato e come. Miss Juliet, io le sono affezionato, ma rendo conto solo al signor Fitzwilliam. E a nessuno più in alto. Sara Liberaus bara alla canasta. E come mai ha vinto lei? Perché quando ha cominciato a barare io... Juliet! Ah. Voi due fate una bella chiacchierata, mentre io vado su a fare... qualcosa troverò da fare. Dov'è Albert? Nel guardaroba. Con un gran mal di testa, che gli è venuto rispondendo alle mie domande su Ali Baba e i 40 ladroni. Gli altri sono fuori a rubare? Rispondi a una domanda? Sì. No, io non andrò alla polizia. Non era questa la domanda, ma perché no? Beh, Albert dice che non avete rubato un soldo a Miss Vicky. Ero rimasta senza soldi quando cominciai. E tutta la gente che ho alleggerito? Albert dice che più che altro è stato delle assicurazioni il danno. E non è rubare lo stesso? Senti, tu fa la domanda che ti ho autorizzato a fare. La domanda che volevo fare era... perché sei tornata qui oggi? Per dirti hai vinto. Non mi importa se fai il maggiordomo o il callista. Juliet. Ti amo. Questo intendevo. Ah, senti, e io che mi preoccupavo tanto per la tua esistenza così monotona e incolore, Arsenio Lupin. Mi sposerai lo stesso, favoloso. Certo che se ci sposeremo dovrai cambiare attività. Io vorrei avere dei bambini, 3 o 4. Beh, i ladri hanno figli. Ma non mi sembra molto carino. Ogni volta che tardassi a cena io dovrei dire... papà forse è in gattabuia. Questo potrebbe spaventarli. E anche me. Ti dispiacerebbe tanto, tanto non fare il ladro? No, tanto no. Ma ci sono dei problemi, come Byron Casey e l'avvenire di Miss Vicky. Sai, quando suo padre morì, ereditò esattamente $183. Non sono riuscito a mettere da parte tanto da allora. Oh, andiamo. Ho visto gli incassi di un giorno della vostra attività biblica. E l'emporio di San Dismas? Vabbè, siamo un bel po', sai. E non ci facciamo mancare niente, eh? Me ne sono accorta. Il più dei proventi Miss Vicky lo divide fra diversi istituti di carità. Noi cerchiamo di arginare la sua generosità. Albert recupera gli assegni. Io ispeziono sempre la posta prima che sia... Fitzwilly! Non maledirmi. Ecco che avevi ieri che non andava quando sei uscita. Avevi la posta. Ma solo un assegno. Te lo dicevo che mi avresti maledetta. No, no, aspetta. Di quanto era quell'assegno? Siediti, Fitzwilly. Era di $50,000. Per l'Istituto Assistenza Vedovi. Ah, che ladro sei. Congiuri, sfrutti il personale all'osso per beneficenza. Beh, lo scopo non era ammassare una fortuna, era solo di mantenere a Miss Vicky il suo stile di vita. Fitzwilly, quando scopristi che era povera, perché non le dicesti la verità e non ti impiegasti per mantenerla? Ebbi paura che non avrebbe retto il colpo, era così fragile, cagionevole. Ora è forte come un toro. Ed è anche profondamente onesta.
Non come certa gente che conosco. Vorrebbe sapere di chi è vissuta. E vorrebbe che rendessi tutto. Questo è escluso. Pronto a casa Woodward, sono il maggiordomo. Sì, sì, me lo passi pure, signorina. Byron Casey dalla Florida, in conto al ricevente. Albert ti ha proprio detto tutto, eh? Sì? Byron, io ho un sacco di novità da dirti. E io di novità ne ho una sola, signor Fitzwilliam. Gli Appleton saranno qui domani. Ma non importa, non importa quando erano attesi. Hanno schifato Venezia e se ne tornano a casa. E finora che c'è dentro questa casa? C'è un piano. Appunto! Ma devi ammettere che è uno splendido piano. E argenteria, cristalli e porcellane sono partiti oggi. Ah, più 4 televisori. Naturalmente a colori. Byron, Byron, ti prego, non piangere. Ma lo sai che non ti abbandono. Dammi un minuto per pensare una scusa per gli Appleton. Ma non potrò affrontarli finché la casa non sarà tutta arredata. Mi andrò a nascondere. Ecco cosa farò. Starò alla macchia finché lei non mi darà l'ok. Addio, signor Fitzwilliam, le farò sapere dove sono. Ma scusa, lascia che se l'arredi lui, quella casa. Rendigli i suoi 75.000 dollari e lascia perdere. Io non chiederei altro. Solo che 5.000 sono andati a certi montanari del Tibet. Altri 20 ai vecchi marinai. E altri 50 ai vedovi abbandonati. Quindi posso rendergli esattamente niente. Andremo tutti dentro se non ho un'ispirazione. Peccato che non espongano bei mucchi di soldi da Lord and Taylor e da Gimble. Potreste prenderne uno e spedirlo al San Dismas. Che potremmo spedire al San Dismas? Ah, niente, scherzavo. Ah, non lo so. Oh, non lo so. Ehi, no, un momento. Hai detto che non avresti più rubato, ricordi? Juliet, tesoro, potresti passare sopra a un ultimo furtino? No! Neanche per salvare Byron e mantenere Miss Vicky con stile e vita natural durante? Se ti prometto che sarà l'ultimo, sul mio onore di super scout ornitore. Ok. Ok, Arsenio Lupin. E quando avverrà il fattaccio? La sera della vigilia di Natale, quando per tutta la città grandi mucchi di denari van cambiando proprietà. E qual è il piano? Chi deruberete? Oh, ma non posso dirtelo, farei di te una connivente. Praticamente una complice. Beh, non mi importa. Non mi importa se non ti importa, non te lo dico. Allora io non ti sposo. No, mi sposi e come, lo sai. Va bene, però io t'avverto, farò di tutto per scoprirlo. No, non ci riuscirai. Oh, con quel branco di chiacchieroni che hai d'attorno, col caro Albert pressoché in mio potere, saprò dove colpirai molto prima della vigilia di Natale. Ma dove sono le forbici? Ma erano qui adesso, Mrs. Mortimer. Le avevo messe là sopra. Le trovo io. Sono sul davanzale. Guarda, Oliver. Magnifico. E nessuno ha parlato. Juliet ancora non sa nulla. Siete tutti davvero incommiabili. E specialmente Albert, che ha subito il peggio. È stato facile. Non voglio che s'abbia nulla sulla coscienza. E anche lei, signor Fitzwilliam. Prepararsi al santo matrimonio progettando un colpo. Perché non ti preoccupi della tua coscienza, Albert? Io non ne ho bisogno. Ho già fatto atto di contrizione per tutti i miei peccati, compreso questo. Miss Vicky ha già preso il suo appoggio. Grisby la sta rincalzando. Bene, cominciamo. Casa Woodward, sono il maggiordomo. Byron, si può sapere dove diavolo sei stato? Eri sparito. Ho trovato un buon nascondiglio, signor Fitzwilliam. Mi trovo nella clinica medica di Miami. Mi faccio le analisi di tutto. Ma perché mi ha chiamato? Ha già la roba. Per la vigilia, domani notte. Oh, è magnifico. Come me lo telegrafa? Che mi telegrafa la mobilia? Ma non capisci? Potrei dire agli Appleton che sei stato male. Ma che hai il denaro? Ma io non voglio 75.000 dollari. Non piangere. Voglio i mobili. Per quanto hai perduto prima di associarti a noi, c'è il piano, la cristalleria, gli argenti, le porcellane. Ci coprirai la differenza. Appunto.
Buona idea, Byron. Aspetta il mio vaglia telegrafico, poi vai dagli Appleton, gli racconti la storia e tornerà la pace sulla Terra e sulla Florida. Va bene. Oh, grazie. Byron, ma perché piangi? Sono contento. Ah, beh, questo ci fa molto piacere. Addio. Piange perché è contento. Beh, ragazzi, procediamo. Sì. Lietamente Venceslao aspettava il giorno, santo giorno di Natale, che le... Molto spiritoso. Ci scusate un momento. Origliare alle porte, ma non ti vergogni? Oh, via, Fizzuilli, l'ho fatto per aiutarti. E va bene. Allora tieni Miss Vicky occupata domani dalle 2 alle 6, è molto importante. Capirai, sarà occupata e tu lo sai. Papà e Cotti vengono qui a trovarla e Grisby li terrà tutti e tre di sopra. Ma io sarò molto più tranquilla se ci sei tu. Buonanotte. Oh, certe volte ti comporti come un maggiordomo. Bene, ragazzi. Ultimo controllo del nostro piano definitivo. Operazione smetti finché sei in tempo. Nostro obiettivo è la cassa dell'ufficio cassa al 10° piano di Gimble. Domani, 24 dicembre, alle ore 17. Si tratta di creare una situazione per cui da Gimble giudicheranno più vantaggioso affidare la cassa a me che tenersela loro. Dobbiamo prevedere che accada l'imprevisto e in caso adeguarci ad esso. Qualunque cosa accada, io devo, e lo ripeto, devo essere in quell'ufficio cassa alle 17 in punto. Ed ora, passo per passo. Sono le 16:15 da Gimble. Che cammina $1. Auguri di buon Natale! Ma proprio qui dovevano metterlo? Hanno bloccato l'uscita. Venite, proviamo dall'altra parte. Di qui non si passa. Venite, proviamo all'altra porta. Ma è inutile, non si passa neanche qui. Proviamo dall'altra parte. Venite tutti con me. Babbo Natale che cammina $1. Babbo Natale che cammina $1. Babbo Natale che cammina. Ehi, siamo via di qui. Voi, fatemi vedere la licenza. Fate passare. Sono scappati da quella parte. Circolare. Largo. Agente, li arresti tutti. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale, buon Natale e felicità. Un minuto di ritardo. Ho incontrato un vecchio amico. Vigilia di Natale, dono speciale. Gratis, un televisore a colori per qualsiasi acquisto, anche minimo. Ma non è possibile. Ma sì che è possibile. Regalo, un televisore. È
Pensa un po' a quello che accadrà fra un minuto. Sarà una scatola di sardine. Corri, corri! Tocca qualcosa! Permesso, permesso! Non importa, me ne dia uno qualsiasi. Prego, lo incarti, mi dia lo scontrino. E già, prima, aiuta! Permesso, permesso! Se no, l'infinito! Questo tono dei televisori gratis! Ma se c'è scritto fuori! Un po' di confusione, eh? Già, spero che il direttore di questo piano abbia avuto il buon senso di chiamare gli agenti di turno. Ma come non lo sa? Le giuro, sono che non lo so. Ma non so niente dei televisori. Pronto, ufficio sorveglianza. Sì. Gli sbarbiti dalle sedie, quei James Bond. Ma ci hanno messo perfino i cartelli fuori. Ryan, Goldfarb, scendete al piano terra. C'è un ingorgo alle porte ed è un invito a nozze per gli scippatori. Ma come un ingorgo? Ci sono dei boy scout che cantano. Oh, ragazzi, calma, vero? Sorrisi, gentilezza, il pubblico è sovrano. Mi porti di là, Regina? C'è un sacco di soldi nelle casse. Si lamenta, Oderblatt. Sia contento, stia calmo. Ok, Ryan, ti mando giù tutti. Tutti gli agenti in servizio a rapporto da me al piano terra lato nord. Natale. Sì, signor Pretikin. Pretikin, non mi lasci qui con tutti questi soldi. Io non sto neanche bene. Chiuda la cassaforte e stia tranquillo. È un po' di confusione, non una rapina. Non è mai una rapina, finché non rapinano. È il momento? Sta pronto. Tutti gli agenti sono a questo piano. Tutto il denaro è al decimo e Albert è in posizione di attesa. Signor Jack! Signor Jack! Oh no! Aspetti, voglio parlarne! Oh, no! Fitzwilliam! Ah! È qui! Fai il colpo da gimbal! Vieni con me, ho un appuntamento al banco dei profughi. Beh, io no! E riporterò quegli innocenti a casa. Quando Grisby mi ha detto che erano qui con te, io non ci credevo! Non puoi portarli via finché non ha finito di cantare, non puoi! Ah, non posso, stai a vedere! Buon Natale a tutti quanti, la 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 la. Ora fuori, due alla volta, con tutto il garbo, ma fuori tutti! Ehi, Juliet, come stai? Lei fa parte del gruppo. E voi fate parte di questo inferno! Incoscienti, ma non capite che qui davanti alle porte possono essere travolti? Ah, ma vedrete che non finisce qui! Con me, ornitori! Accidenti! Oh, che succede?
cedi! Ma che succede? Non lo so! Televisori a colori sono di sopra! Di sopra i televisori a colori! Allora andiamo a piano! Calma, signori, per favore! Riferisca al suo capo reparto, mi scappi! Tardo di emergenza! Signor John! Non si ricorda di me? Sì, sì, come no. Piacere di vederla, signore. Ma ho un problema. Non con la sua giovane pianista, spero. Potrebbe darmi due biglietti per il suo concerto. Due? Sì. Signor Dent ne avrà quattro. Oh, grazie, grazie. Buon Natale! Quattro e 53. Precise, signore. Ce li portano su. Televisori a colori sono di sopra. Basta, se non fai il problema. Basta. A me hanno detto che li davano qui. Di qua, a me hanno detto che i televisori li danno qui. Venite. È per questo che mi rivolgo alla polizia, per capirci qualcosa. Qui non c'è. Brava, c'è. Signori, signori, che cosa fate qui? Ma di quali televisori parlate? Signori, signori, dovete andarvene! Ma sì, perché cosa? Signor Oberblazzo, sono Sidney Murphy della Eastern Finanziatrice. Siamo molto allarmati per la vostra situazione. Perché invece io no? Come è saputo la Eastern? Chi l'ha mandato? Sono qui da stamani. C'è sempre uno di noi dove il rischio coperto può diventare scoperto. Questo non lo sapevo. Non era necessario. Noi proteggiamo i nostri interessi. Voi rischiate il saccheggio, caro signor Oderblatz. Forse la rapina. No. Resomene conto, ho chiesto subito disposizione. E chi le ha detto di fare? Per levare dall'edificio tutti i biglietti di banca superiori ai $10. Questo significa che dovrei consegnarle dei contanti? Non posso farlo. Io non la conosco. Ma io sono in grado di farmi riconoscere. E le dirò di più. Se mi avesse dato anche un solo dollaro senza chiedermi la tessera, l'avrei fatta licenziare. Quando firmerò la ricevuta, potrà controllare la mia firma con quella della tessera. Sembra regolare. Può anche telefonare al mio ufficio, ma in tal caso la responsabilità per il tempo perduto sarà sua e non mia. Signor Oderblatt, il telefono per lei. È la Eastern Finanziatrice, signore. È urgente. Non ne poteva più, signore, ed è la vigilia di Natale. Lascia valigia.
parrucca e occhiali, metti paltò, cappello e va a casa. Imperfetto Orazio. Ricordate, arrivati al piano terra, sparpagliatevi, per uscite diverse. Se arrivate a casa prima di me, non finite lo champagne. Auguri. Ah, Oliver, non avevo mai riso tanto. Ah, sì, eh? È stato proprio stupendo. Ragazzi, il denaro è già sulla strada del San Dismas. Evviva! E il vaglia di Byron è già sulla strada della Florida. Evviva! E noi tutti qui. Evviva! No, non tutti. Dov'è Albert? Signori, ho confessato il mio reato e insisto sul mio diritto costituzionale di essere arrestato. Dov'è il denaro? Come ha avuto quella tessera della finanziatrice? Dov'è il denaro? La procura distrettuale vuol sapere quanti complici aveva. Prima, dov'è il denaro? La prego. Mi è stato rubato da uno dei vostri clienti. Non mi sento bene. Non la bevo, dove lo ha nascosto? Io devo distendermi davvero. Presto, qualcosa per distenderci, Oderblatz, e qualche cachet per me. E ora vuoti il sacco. Sono colpevole, arrestatemi. No, ci dica prima il nome della sua chioccia. Sono orfano. E sarà anche un senza tetto. Sono in Riverside Drive 168. 168? Aspetti un momento. Quella è la casa di Miss Victoria Woodward, amico, lei ci sta mentendo. Signor Adams, non sto mentendo, sono il primo cameriere di Miss Woodward. Ah, davvero? Vedete? Ve lo dicevo che dovevo stendermi. Ehi! Oh, santo cielo! Informazioni, per favore, il numero di Miss Victoria Woodward. Riverside Drive... Non deve telefonare! Non deve! Stia calmo, la prego. Ehi, un altro abbattuto! Oh. Ma Miss Vicky, che cosa intendeva farne suo padre dell'America Centrale dopo averla comprata? Trasformarla in una terra di svago. Uno stato per la caccia, uno per il golf, eccetera, eccetera. Per poco non ci riuscì. Alla fine della lettera T vedrete perché fallì. Questo party sarà un fallimento se il tuo fidanzato non arriva presto. Lui è fuori a fare le ultime compere di Natale. Deve essere questo, Fitzwilly. Fitzwilly, aspettiamo tutti te. Ma che diamine? Cosa? Chi? Oh? Ah, sì, sarebbe il ragazzo di Sophie Adams, sì, passamelo. È il figlio di una mia vecchia amica. Elliot, come sta la tua mammina? Beh, sapete come è fatto Albert? Avrà trovato una chiesa e ci sarà entrato. Fitzwilly, han chiamato da Gimbel. Cara, non ha telefonato nessuno tranne il figlio di un'amica di Miss Vicky, Elliot Adams. Che è l'assistente del procuratore distrettuale. Era da Gimbel. Hanno preso Albert. Preso Albert? Perché? Per aver vuotato la cassa da Gimbel. Lo ha confessato lui. Ma è pazzesco. Ma perché l'avrebbe fatto? Non lo so, puoi chiederglielo tu. Miss Vicky dice che soltanto tu puoi indurlo a dire che cosa ha fatto del denaro. Vuole che tu vada ora da Gimbel con lei. Ora sarò punito per i miei peccati, è ciò che ho sempre voluto. Sono un uomo felice, signore, non lo vede? Ma non posso lasciarti fare questa cosa, non capisci? Ma deve, è il mio dono di nozze per lei e Miss Juliet. Giovanotto, ma noi non ci conosciamo. No, signore, noi no, mai. Ascolta, Albert, tu lascia fare a me. Non sta ottenendo niente. Elliot, non essere così burocratico. Mi dispiace, Miss Vicky, ma la procura del distretto non può ignorare un reato solo perché è di un incensurato. Non è come al tennis, dove il primo servizio non conta. Sì, però dov'è il denaro? Oh, stia calmo, signor Oderblatt, lei non si sente bene. Ellie, mi dispiacerebbe dover dire al procuratore perché tu fosti espulso dal liceo. Miss Vicky,
Beh, può essere stata una ragazzata, ma d'altra parte, la tua espulsione dall'università a me sembra molto indicativa ai fini di un carattere. Cara Miss Vicky, anche se potessi essere ricattato, questo non muterebbe la situazione. I magazzini Gimbel hanno perduto 190.000 dollari. E possono punire il mio cameriere o riavere quei denari, non le due cose. Che significa possiamo riavere il denaro? Io non sarò truffato della mia punizione. Se fate questo, esco di qui e rapino Cartier. Non è facile, ci ho provato. Fitzwilly, mi serve un assegno in bianco. Per chi? Oh, scusi tanto, Miss Vicky, volevo dire, ne ha urgenza, non ho un libretto di assegni con me. Assegno di cassa, assegno di cassa, assegno di cassa. Non preoccuparti, Albert. L'imputazione sarà... com'era, Ellie? Travestimento a scopo di rapina. Ed Ellie dirà al procuratore di ritirarla. Miss Vicky, io non ho questi poteri, posso solo consigliare. Ellie, io non vorrei che la tua cara moglie, laggiù a Koskov, sapesse di quella tua ballerina che la tua povera mamma dovette liquidare. Assegno di cassa. Fitzwilly, a Gimbel per 190.000 dollari. Juliet, io ti do Fitzwilly. Fitzwilly, io le do Juliet. Caro Fitzwilly, benché tu non l'abbia detto, so che eri contrariato con me da Gimbel perché ho fatto quell'assegno. Non vuole che io intacchi il capitale. Ma quello non era capitale. Erano nuovi fondi che ho guadagnato con il dizionario, perciò tutto a posto. Cotti, che veda. $500.000 dalla Opale Film. E questo solo fino alla lettera K. Dalla L alla Z lo venderà dopo, più caro. E se il film sulla vita del padre di Miss Vicky avrà il successo che prevede la Opale Film, ne verrà fatta senz'altro una serie. Comunque, caro Fitzwilly, amministrali tu e fanne l'uso oculato che ne hai sempre fatto. Pronto? Oh, Fitzwilly, è per te. E Byron Casey chiama dalla Florida. Pronto, Byron? Sì. T'ho chiamato io, Byron. Volevo solo dirti... Buon Natale!